15ª edizione del telegiornale di Argenta. Dal 18 ottobre al 9 novembre, presso il Centro Culturale Il Mercato, è stata allestita la mostra Sguardi diversi, l'altra verità, a 30 anni dalla legge Basaglia che sancì la chiusura dei manicomi. Ci troviamo al Centro Culturale Mercato, che propone una mostra diversa rispetto alle solite che fino ad ora sono state ospitate in quest'anno. Non è una mostra di pittura, non è una mostra di scultura né di arte contemporanea, ma è una mostra dedicata ai 30 anni della legge 180, meglio conosciuta come legge Basaglia, che ha sancito la chiusura dei manicomi, una legge estremamente moderna, estremamente innovativa, probabilmente la più innovativa in Europa. Il 14 novembre, presso il Museo delle Valli d'Argenta, si è svolta l'iniziativa Piantiamo un albero, dove bambini delle scuole elementari di Argenta, con l'appoggio del Comune di Argenta e del Parco del Delta del Po, hanno piantato alberi per il programma Parchi per Kyoto. Tale iniziativa porterà alla realizzazione di 22 ettari di bosco. Il Parco del Delta ha voluto coinvolgere le scolaresche al fine di far capire ai bambini l'importanza del consumo e delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e quindi la necessità di poter ridurre queste emissioni. Siamo scesi nelle strade di Argenta per sapere dagli argentani come giudicano le tipologie di comunicazione che il comune adopera per informare, quali di queste sfruttano e le forme alternative che proporrebbero. Come ottieni gli aggiornamenti, insomma, le ultime informazioni sul comune di Argenta? Ma leggo il giornale, poi passo parola in centro. Attraverso il volontariato, attraverso io un negozio, attraverso le clienti, attraverso chi mi interesso, bisogna anche interessarsi alle cose. E come ottieni le informazioni dal comune? Oddio, a volte presso il giornale, a volte per voci di paese. Ma dalla gente. La 19enne argentana Franca Calderoni ha vinto la finale di Miss Stella d'Europa, svoltasi a Città del Mare in Sicilia, vicino a Palermo. Ora ho vari sogni, quello di fare l'indossatrice, ma anche quello di continuare con la scuola. Mi sono diplomata al liceo classico, dunque vorrei proseguire con l'università, in particolare iscrivermi a Scienze della Comunicazione. Spero che questi sogni si realizzino. Uno si è già realizzato, quello di aver vinto questa finale. Ho superato una grossa sfida sia con me stessa e nel tempo stesso ho iniziato un nuovo percorso. Sono entrata a far parte, se vogliamo, del mondo dello spettacolo, della moda e della televisione. Anche se in piccolo, per il momento è già una grossa soddisfazione. Il 20 novembre, sul palco del Teatro dei Fluttuanti di Argenta, Ascanio Celestini ha portato in scena il suo spettacolo comico, Scemo di guerra, Roma 4 giugno 1944, riscuotendo un grande successo di pubblico. Io non è che quando scrivo un testo penso di doverci mettere l'ironia piuttosto che la comicità, il dramma, cioè penso di raccontare una storia e basta, non penso ad altro. Poi è chiaro che più una storia è costruita su elementi concreti, che non significa che debbano per forza essere veri, ma insomma concreti. Il 4 novembre, presso il Teatro dei Fluttuanti, è andato in scena lo spettacolo di prosa Vita di Galileo, tratto da una delle opere più importanti di Bertolt Brecht, e portato in scena da Franco Branciaroli, che ha riscosso un buon successo presso il pubblico argentano. Il 15 novembre, presso il Teatro dei Fluttuanti di Argenta, la compagnia Flamenche Vive ha portato in scena lo spettacolo Pinturas, in omaggio al grande artista Pablo Picasso, riscuotendo un grande successo di pubblico. Picasso ovviamente è irraggiungibile, no? È un personaggio dell'arte contemporanea mitico, no? Diciamo quasi. E noi lo raccontiamo solamente, abbiamo la passione, abbiamo ricercato e studiato qualcosina su di lui e quindi abbiamo messo in scena una prima parte legata al suo percorso artistico. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!